Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata dedicata alla ricerca, ho il piacere di essere in collegamento con il dottor Vincenzo Longo, che è dirigente di ricerca dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, IBA, del CNR di Pisa, ed è il responsabile della sede, appunto, IBA di Pisa. Buonasera, dottore, e benvenuto. Buonasera e grazie, grazie per avermi invitato. Dottore, grazie a lei, è veramente un piacere averla qui. Quindi per iniziare, ci spieghi, dottore, di che cosa si occupa lei? Bene, io la mia esperienza scientifica, la mia tematica di ricerca ricade sul cibo, sulla qualità del cibo, degli alimenti correlati alla salute, quindi alimentazione e salute, dove l'importanza del cibo per la salute umana non è un concetto nuovo, ma è diciamo qualcosa che parte dall'antichità, l'importanza del cibo. Oggi rispetto al passato però possiamo aggiungere più cose perché conosciamo, la ricerca scientifica ci permette di capire perché il cibo fa bene e quindi noi ricercatori andiamo a studiare i meccanismi attraverso cui i componenti del cibo possono influenzare positivamente il nostro sistema fisiologico, quindi la nostra salute, tant'è che è nata negli ultimi anni la nutraceutica, io mi occupo di nutraceutica, che è proprio quella scienza che si riferisce allo studio degli alimenti che hanno degli effetti benefici sulla salute ed associano la componente nutrizionale alle proprietà curative. Quindi ci sono i nutraceutici, ci sono queste componenti che noi definiamo bioattive che raggiunte una volta che raggiungono le nostre cellule, possono esplicare un effetto positivo. Oltre alla nutraceutica ci sono i cosiddetti functional food, cioè gli alimenti funzionali, che sono dei cibi veri e propri che possono, diciamo, una volta introdotti nel nostro organismo, possono essere funzionali alle nostre cellule. Tra questi ricordiamo anche i cibi fermentati, dove la fermentazione, diciamo, esisteva già nei tempi antichi, veniva utilizzata per aumentare la stabilità dei prodotti, la shelf life, non c'erano i frigoriferi un tempo. Oggi invece si scopre che i processi di fermentazione possono arricchire gli alimenti notevolmente, dai prodotti vegetali, dalle olive in salamoia, per arrivare poi a un altro prodotto molto importante come lo yogurt che arriva dalla fermentazione del latte, per arrivare a quelli che noi stiamo studiando da diversi anni, i cereali fermentati. Cereali fermentati come per esempio il lisosangue, dove noi abbiamo condotto negli ultimi 15 anni tantissimi studi, abbiamo pubblicato tantissimi lavori in collaborazione con un'azienda che lo produce. Dottore, ci racconti allora come si ottiene il lisosangue? Bene, il lisosangue si parte intanto da un fermentato di grano, si parte da un grano. Qui possiamo vedere, diciamo, l'azienda che lo produce, che è situata ai piedi dell'Appennino Pistoiese della Toscana. È un grano che diciamo, rispetta. Arriva da un'agricoltura ecosostenibile, un'agricoltura che rispetta l'ambiente, che rispetta il produttore ed il consumatore, un'agricoltura che in qualche maniera preserva la biodiversità microbica del suolo, cioè quella biodiversità, quei microrganismi che stanno nel terreno, che se si ha rispetto di quel terreno possono dare un contributo positivo alla pianta e quindi all'alimento finale. Si arriva al grano, il grano viene macinato, viene sfarinato rispettando la temperatura adatta per far sì che non si degradino alcune componenti nutritive importanti. Si parte con un consorzio microbico fatto da batteri, lieviti, funghi che possono in qualche maniera far partire, quindi uno starter microbico, un consorzio microbio selezionato, si fa partire il processo di fermentazione, queste bolle che si formano e questo permette di arricchire l'alimento, di arricchirlo perché i microrganismi presenti, oltre che rimanere poi alcuni lattobacilli all'interno di questo prodotto, formano anche nuove molecole, vitamine,
micronutrienti e così via. Quindi si arriva a un prodotto dove è più facile che venga questo assimilato dal nostro organismo. Si riduce, nel caso del grano, si riduce anche il glutine e altre componenti antinutrizionali che in qualche modo potrebbero, diciamo, bloccare l'assorbimento di molecole buone. Questo è il prodotto finale che si ottiene dopo 3-4 giorni di fermentazione e quindi ha questo colore, può essere consumato tal quale da solo in questo modo, un certo quantitativo al giorno, e su questo abbiamo visto che gli studi hanno dimostrato degli effetti molto positivi sulla salute, ma può essere aggiunto anche agli alimenti. Qui abbiamo un brodo vegetale all'isosan, prodotto sempre dall'azienda Agrisan di Larciano Pistoia, che ha dimostrato effetti benefici, ma può essere aggiunto il lisosan anche a prodotti da forno. Qui vediamo un panettone, ma anche al pane, alla pasta, eccetera. Quindi ha delle proprietà molto, molto importanti che noi negli anni abbiamo verificato e abbiamo studiato. Beh, dottore, che bel lavoro, che begli studi che porta avanti, che sono poi alla base, il fondamento per la nostra salute. Quali sono stati, dottore, i risultati che avete ottenuto dentro appunto i vostri laboratori? Allora, noi come ricercatori dobbiamo cercare di capire, come dicevo prima, quali sono i meccanismi, perché un alimento fa bene o perché alcune componenti di quell'alimento fanno bene. Siamo partiti proprio per la nostra esperienza a studiare lo stress ossidativo. Lo stress ossidativo è una componente del nostro organismo che accade quando c'è uno squilibrio tra quelle che sono le forme, le specie ossidanti, i cosiddetti radicali liberi, oppure il nostro sistema antiossidante. Quando tutto è in equilibrio, quindi noi diciamo così stiamo bene perché ci alimentiamo bene, perché non ci stressiamo, eccetera, c'è un equilibrio quindi tra quelle che le componenti tossiche, tra virgolette, e quello che è il nostro potenziale antiossidante capace di difenderci. Nel momento in cui questo equilibrio si sposta, si va incontro allo stress ossidativo, e lo stress ossidativo può dare anche, innescare una serie di malattie, e ci sono molti studi che lo dimostrano. Quindi l'alimentazione sana può aiutare in questo. Il lisosan ha dimostrato di poterci proteggere dallo stress ossidativo, cioè quindi ci sono delle componenti, noi abbiamo dimostrato e pubblicato alcuni lavori che ci sono delle componenti presenti nell'isosan G capaci di indurre, si dice, il nostro sistema antiossidante, migliorare il nostro sistema antiossidante, di catturare i radicali liberi, quindi di riportare quell'equilibrio all'interno delle nostre cellule. Questo è uno. Poi ha un'azione l'isosan G anche sull'infiammazione, riduce alcune citochine, quindi ha un'azione antinfiammatoria, oltre che anche sul sistema immunitario di stimolo. Qui vediamo il fegato. Sul fegato abbiamo fatto uno studio molto importante, perché il fegato funziona bene, ma spesso un'alimentazione sbagliata può portare ad accumuli di grassi nel fegato. Noi vediamo nella figura A è un fegato, diciamo, sano, nella figura B un fegato dove ci sono tutte queste macchioline bianche, significa accumulo di grasso che poi in medicina si dice steatosi, che fa sì che il fegato non funzioni più così bene. Quindi noi dobbiamo non arrivare a quel livello. L'assunzione di lisosan G ha dimostrato che si va poi, se noi inseriamo nella dieta lisosan G, quelle macchioline di grasso si possono ridurre. Si va dalla figura C alla figura D, dove si vede le cellule del fegato che ritornano come la situazione della figura A, quindi l'effetto molto importante di tutte queste componenti presenti nell'isosan. Ecco, dottore, ultimamente si parla tantissimo di microbiota intestinale. Ci può spiegare cos'è e se il lisosan G ha un'influenza anche su questo? Certo, assolutamente, ha ragione lei. Si parla molto di microbiota intestinale
perché il microbiota è proprio quell'insieme di batteri, di funghi, di microrganismi presenti nel nostro intestino e che sono in equilibrio fra di loro. Quando sono in equilibrio e funziona molto bene, il microbiota può aiutare moltissimo, perché ci sono tantissimi, sono gli studi che fanno vedere l'effetto positivo del microbiota, che è collegato con il fegato, è collegato con il cervello e con altri, con il sistema immunitario e così via. Se noi sbagliamo alimentazione, andiamo incontro a situazioni, diciamo così, anche di stress ossidativo, di infiammazione, quell'equilibrio salta e allora si può avere, diciamo, una disbiosi intestinale. In lisosalgia abbiamo dimostrato e abbiamo visto che può influenzare positivamente i batteri buoni del nostro intestino e siamo riusciti a capire, a studiare alcuni lattobacilli, perché oltre a contenerli, perché durante il processo di fermentazione il lisosalgia si porta dietro dei lattobacilli, ma oltre a questo c'è tutta una serie di fibre eccetera che va ad alimentare il microbiota intestinale e quindi lo influenza positivamente e questo sicuramente porterà a degli effetti benefici sulla nostra salute. Benissimo, dottor Longo, è stato un immenso piacere per noi averla qui, io spero di rivederla presto, grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a voi. Arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.